Dominique Crippa, laureata al corso di laurea di Relazioni Internazionali e Comunicazioni. Dominique, chi sei e che cosa fai? Di che cosa ti occupi in questo momento? Io in questo momento lavoro in un'agenzia di comunicazione, è un posto di lavoro molto, molto bello, interessante per il semplice fatto che cambia tutto ogni giorno, ogni volta c'è un brief diverso da analizzare, dei clienti diversi da analizzare ed è molto stimolante perché si cambia da qualsiasi oggetto possa venire in mente a qualsiasi persona possa venire in mente e quindi è una cosa molto stimolante proprio per la sua varietà, per i suoi... è molto colorato come ambiente, io lo vedo molto colorato il mondo della comunicazione. Tu hai deciso di spenderti per accogliere presso la tua azienda studenti del corso di comunicazione per il loro progetto professionale. Questo mi fa supporre che tu tanto male a scuola non ti sia trovata. Mi piacerebbe che tu ci raccontassi un bel ricordo, un'atmosfera, un momento intenso, una cosa che ti piace condividere con i nostri ascoltatori. Allora, se mi permetto, sono un po' due ricordi. Il primo è quello più recente, ovvero quello della laurea, che è avvenuta online in un periodo molto particolare, si può dire, e ho pensato potesse essere qualcosa di svilente, fare una laurea online, vedersi su uno schermo dopo aver passato 2 anni insieme, ma in realtà è stato bello comunque. È stato bello comunque perché le mie compagne c'erano e mi vedevano, perché ci siamo parlate prima, ci siamo parlate dopo, abbiamo assistito a tutte le nostre lauree e sono sempre stati presenti i professori, quindi comunque è stato un clima che si è ripetuto. E qual è questo clima? Un clima che voglio descrivere con il mio secondo ricordo, che è un episodio molto particolare. A me piace suonare la chitarra e io una volta la chitarra l'ho portata a scuola. E mi ricordo che in un periodo per me molto intenso, ma davvero molto intenso, perché facevo uno stage extracurricolare, in più venivo all'università e lavoravo la sera. E per me le mie compagne, una classe di 9 ragazze, poi nel secondo anno si è aggiunto anche un ragazzo, è una classe che mi ha trasmesso calore, mi ha trasmesso gioia, e una volta durante l'intervallo in mensa, in pausa pranzo, e da lì è anche il nostro motto, il nostro nome del gruppo WhatsApp che abbiamo tutt'oggi e che tutt'oggi ci sentiamo, si chiama Microwave, perché è il microonde, noi abbiamo tanti microondi nella zona mensa. E lì con la chitarra, in le nostre schiscette, abbiamo passato un bellissimo momento che mi ha particolarmente rasserenato. E non c'entra molto con la didattica, me ne rendo conto, ma in realtà c'entra tutto, perché se non c'è un buon clima la didattica non cresce. E lì il clima c'era, e quindi è stato un momento che ricordo tanto. Senti, tu ti stai occupando di comunicazione, stai lavorando in agenzia, ne hai parlato come di un ambito, dicevi un attimo fa, un ambito molto colorato, un ambito molto intenso. Le cose che hai imparato durante il corso sono cose che ti hanno, come dire, agevolato? Ha funzionato questo corso, secondo te? Incredibilmente sì, e dico incredibilmente perché... Ci sono stati momenti in cui ho pensato, ma cavolo, ma perché stiamo facendo questa cosa? Cosa mai mi servirà? E in realtà tante cose mi sono servite, ma le piccolezze proprio, anche la capacità di insegnare a stare nel mondo del lavoro, che è fondamentale. E il fatto di aver toccato tanti ambiti, quando parlo di varietà e il mio focus del discorso è sempre sulla varietà, ma perché è importante aver toccato ogni singolo ambito, quello che pensavo fosse... troppo all'inizio, perché avevo una mentalità di specializzazione nella magistrale, in realtà questa varietà di materie mi ha portato a intanto sperimentare e quindi capire cosa mi piace di più e cosa mi piace di meno, ma poi anche a saper fare un po' di tutto e poi la specializzazione nel caso in quel particolare settore svilupparla all'interno dell'ambito lavorativo. Però questa cosa mi ha permesso di essere credibile. E io penso che essere credibili nel mondo del lavoro sia una cosa fondamentale. Questa è una cosa molto bella che hai detto. Dominique, cosa vuoi fare da grande? È da quando sono bambina che me lo chiedo. E penso di non essere ancora cresciuta così tanto da poter dire cosa voglio fare da grande. Però penso sia anche questa la forza del mio percorso formativo. Non ho mai avuto un obiettivo particolarmente in prospettiva, troppo lungo, troppo in là. E non che io viva il momento che sia temeraria, questo non è assolutamente il lato del mio carattere, ma mi piace stare bene, quindi nei posti in cui io sto bene tendenzialmente sto, e non perché sia una comfort zone, ma perché sono luoghi stimolanti, sono luoghi che mi permettono di essere la persona che sono e di migliorarmi.
E quindi io inizialmente era in filosofia, sono andata a fare filosofia, poi ho trovato questa scuola civica Altiero Spinelli, in cui mi sono altrettanto trovata bene, e poi adesso ho trovato il mondo del lavoro in un'agenzia altrettanto formativa, che mi sembra un po' di continuare questo percorso studi, perché alla fine di studiare sappiamo bene che non si finisce mai. Grazie, grazie mille, a presto.